sul canale di Auro de Maria Pia. Oggi faremo la parte 2, ragazzi, del negozio Salama. Scusatemi se sono andata un po' più avanti, ma non ho resistito. E qua ho messo questo Salama. Poi ho messo i carrellini a moto, così poi li prendo. Poi i carrellini piccoli per i bambini, credo, non lo so. E i cestini. E qua le buste. E qua le buste, non lo so che cosa. E ho fatto la commessa con la cassa, con la carta, il coso, poi il microfono per dire tipo cassa una aperta come il leader tipo. Poi ho messo le macchinette, i giornali e qua mi si era cancellato lo scaffale e quindi ci ho messo i peperoni e questo qua mi pare che era pomodoro schiacciato, i piselli e queste qua credo che siano tagliatelle, l'avevo aperte ma non mi ricordo che sono, e queste sono le uova. E qua invece ho messo il pane, infatti qua ho messo le patate. Poi qua ho messo le cose da offrire e questa fragolina non è solamente un soprammobile, ma dentro ci sono le caramelle, ragazzi. No, letteralmente io mi sono innamorata. Poi qua ho messo i calamari, il pesce, la carne di maiale, la carne, la lasagna, mi pare che questa è, il pollo, qua la carne vegana, non lo so, gli ustel vegani, i bastoncini di pesce e i gamberetti. Ora qua, ragazzi, ho messo il garage, questo, per scendere le cose, per mettere le cose che servono. E qua ora chiudo. E qua ho messo questo di riserva, così. E poi questa è la cassa, c'è la cosa di musica che esce la musichetta, però per privacy non la faccio sentire. E ora qua a mettere qualche pianta come decorazioni, ragazzi. Copyright, come si dice, si dice. E amore. Poi qua metto una piantina per fare un po' il tutto. E ragazzi, io qua fuori volevo mettere in vendita le piante. Così, non lo so, ma così le vorrei mettere. Aiuto. Aiuto. Allora, un attimo incantata, scusatemi. E, ok, poi là metto i fiori e con gli altri fiori. No, non buttatevi. Vi prego, ragazzi, non buttatevi. Lo faccio per voi. Ah! Ok. Non ho messo in vendita i cosi là. Poi qua dobbiamo mettere la frutta.
dove ho trovato quel mobile che lo devo. Allora ragazzi, ora qua me ne l'ho scordata che devo mettere la frutta, no? Non lo so che devo mettere, ma mettiamo qualcosina giusto per. Allora vado a mettere qua le bananite, poi l'insalatina che io, a me piace tantissimo, poi vado a mettere qua la farina di mais, così va benissimo, anzi li metto così che sennò non si vede. Poi metto questo qua che non so che sono. Ok, e poi metto yogurt, non lo so, però yogurt li metto qua. Poi la panna, vado a mettere la panna. È finita la panna. Ah, non l'ho proprio presa. Comunque. Allora ragazzi, mi sono spostata perché stavo scomoda. Allora ragazzi, mi sono spostata nella cameretta. E ora. Mettiamo la panna come avevo detto prima. Poi qua vado a mettere il pollo. Poi prima non ce l'ho incartato, invece ora sì. Poi vado a mettere questo che non saprei proprio cos'è. Eccolo. Aspettate che... non riesco, ecco. Solo che è caduto. No, non è caduto niente. Ragazzi, mi vengono delle cose improvvise. Non lo so il perché. Ma cose improvvise. Ragazzi, ero rimasta qui. Allora, mi si era un attimo la telecamera e l'ho dovuta riavviare. Allora, come prima cosa, qua allora abbiamo messo le piante e ok. Poi ragazzi, dobbiamo finire qua e ci vado a mettere questo che non so cosa sia, però mettiamocelo lo stesso. Poi là mettiamo questo che non so cosa sia. Ah, dei biscotti. Buoni biscotti. I bisciotti. Allora. Ok. Ora andiamo al piano sopra. Allora ragazzi, io avrei in mente di fare sopra il bagno, che ho visto che già dei mobili c'erano, quindi quelli ce li lascio. E poi, vedete questi? Li lascio io. Perché aspettate che vorrei vedere cosa sia questa cosa. Ah, discotex. Invece quelli, carta igienica, no? Lo sapevo. Ok. Poi ragazzi, si vado a mettere un altro mobile. Sempre di queste qua. Però vediamo i tavoli. No, i tavoli non c'è niente. Armadi. Ecco. Ora andrei a mettere di nuovo questo, come se fossero due attaccati. Riandiamo nel bagno e mettiamo qua il kit di bagno schiuma. E questi pannolini, che
c'è lo shampoo, il sapone. E così è bellissimo, raga. Poi i dentifrici, questi per quelli per le donne e i maschi, credo, non lo so. Poi ci aggiungo io degli spazzolini così, ragazzi, Cioè li aggiungo così. Ci vado a mettere proprio questi. Uno. Ok. Allora, li metto di così perché sennò, ragazzi, succede un trauma. Ok, un altro. E qui, fino a qua, ci siamo. Poi vado a mettere, se non li hanno messi, no, di qua c'è tutto, ok, però vado a mettere i detersivi. Poi questi da mettere. Oh, ok, è un dolcino della spazzatura, non ce lo mettiamo. Sì, sì, ovvio che ce lo mettiamo, ragazzi. Poi vado a mettere delle piantine, ovviamente, no? Allora, ragazzi, dove eravamo rimasti? A fare le piante. Cioè, a mettere le piante, non a fare le piante. Oh, sono un po' sbadatina. A mettere questo. Quello rosso è meglio. Quel bianco e quel verde. Riperto, non lo so, ma così mi viene. Poi, ragazzi, visto che ora mi sto facendo vedere, vediamo nella camera da letto se c'è qualcosa. Allora, come prima cosa, vediamo qua se c'è qualcosina. Non è che abbiamo finito le cose. No. Non l'abbiamo finita. Ok, ora andiamo a fare i caramelli. Qua vado a mettere queste caramelle. Ne metto ben due perché ne mezzano sempre, no? Poi qua vado a mettere questi. Poi questo per metterci tutte le cose. Questo qua lo buttiamo. Sciosho. E qua dentro ci andiamo a mettere. Si è bloccato tutto capoca. Ok, è riandato. Ahia, mi si è indolizzito. Come si dice? Edolizzito. No. Ma questo qua è un frigorifero. Che scemina che sono. Mettere questo e vediamo se ce n'è un altro. No, vado a mettere però questo piccolo. Quello piccolo, sì, è quello piccolo che ci devo mettere. Questi qua, bop, come si dice, non lo so.
Raga, sembra che ci sono le cose giapponesi. Cioè, no, le cose giapponesi. Oh my gosh, provo a mettere questi che non so cosa sono. Ah, le paste. Non lo so. Che devono riempire tutto il coso. Credo altre tre vanno bene. Altre tre vanno bene, ragazzi. Ora calcio un attimo la visuale. Scusatemi. Ma la calcio. Mettiamo questa così non sprechiamo. Poi. Allora andiamo a mettere tutti questi qua che vanno nel frigo. Altri di questi pure. Che non so cosa sono, ma io mi metto, raga, perché avanzano sempre le cose, no? Poi le angurie. Dove le vado a mettere? Ora però andiamo qua. Allora, da questo lato metterei tutti gli yogurt. E tutte queste, no? Però le apro. Partiamo benissimo, ragazzi. Benissimo. Ok. Allora, andiamo. Le marmellate, ragazzi, io su Toca Boca, quando faccio i panini, piacciono sempre ad Emily. Pure ad Alice, che è la più grande, Alice. Poi c'è Sara, quella con le giocche blu. E Giulia, quella con i capelli marroni. La mamma si chiama, facciamo, Alessia, così. E invece il papà, Marco, non lo so. Non lo so, no, Marco no. Lo chiamo Francesco, così. Francesco, però un bel nome, Francesco, no? Se voi vi piace lasciate un like. Poi la cuore c'entra. No, qualcosa di più piccolo. Cosa posso andare a mettere? Già li ho messi. Poi. Ah, i vermicelli, non li avevo visti. Comunque, allora ragazzi, questa è stata la parte 2 del video del supermercato Slomo di Toca Boca. Allora ragazzi, l'ho finito tutto. E sono andata un po' avanti, no? Se avete visto i video. Ah no, lo dovevo ancora impiccare, scusatemi. E allora, qua ho messo le caramelle, qua queste cose. Non so perché le ho prese. Come potete notare, ragazzi, al primo video ho fatto delle modifiche perché in effetti si era dimenticata. Ah, vabbè, questo è un altro, l'altro piano. Si era dimenticata, ragazzi, le tasse, giustamente perché bisogna pagare per fare la spesa. Infatti E quindi ha fatto delle le ho modifiche. cambiate ed è Ha venuta cambiato e l'ha bellissima, fatto raga. bellissimo. Una cosa grandissima.
Ah, va bene, sì. Poi c'è pure la bilancia per pesare le cose. Ok, ragazzi, quindi questa è stata la seconda parte, allora, del video. Qua c'è il pesce. Sì, però facciamo veloce perché è tardissimo. È già durato tantissimo il video. Qua è quello da prendere gli scontrini. Sì. Poi... questa è la cassa, quella che magari si paga con la carta. E questa invece è la cassa dove si paga in contanti. Sì. È davvero carinissimo, ragazzi, eh? Guardate, proprio bello, bravissimo. E poi c'è il garage per portare. Quella è la bella, c'è la frigorifera dove c'è tutto il, dove si conserva il cibo che poi va a rimpiazzare quello che poi viene venduto sui scaffali, capito? E che non c'è più. E nulla, ragazzi, lasciateci un like, scrivete. Guardate, questa è la bilancia. Fateci sapere se vi è piaciuto questo video. E noi lo vogliamo salutare, amore? Pesa 0 grammi e 53. Va bene. Ragazzi, questo video finisce qui. Noi vi salutiamo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e tanti pollicioni in su. Vi mandiamo tantissimi baci, ragazzi, e come sempre ci vediamo in un prossimo video. Tanti, ciao. Tanti baci anche dalla piccola Aurora. Nel prossimo video sarà lei a scegliere di fare qualcosa su Coca Life. Un bacione, a presto, ciao! Ciao.